Che come quest'anno prima non era mai riuscita. È una grande partecipazione di studenti, di giovani, di famiglie, bambini, anche molte istituzioni, anche nani e giullari, e tutti oggi proprio. Qua comanda il governo. C'hanno da pensare loro a risolvere. Io che tanto non è che gli dico qualcosa da stare a sentire, quelli non mi vedono per niente. Ripartiamo da qua. Liberamente ci riapproprieremo della nostra città. She was in rain. Prima di tutto era una manifestazione apolitica, partitica, e se no non avrei manifestato. Ho manifestato per la salute di Civitavecchia, dei cittadini di Civitavecchia, di mio nipote, e si spera che prima o poi Civitavecchia sia un po' più pulita e libera da ste vergogne che vediamo tutti i giorni. Stiamo partecipando come cittadini, è giusto, insomma, portare la nostra meno presenza. Stamattina la ciminiera non butta, guarda caso, non butta stamattina la ciminiera. Stamattina l'hanno lavata con Calinda, il fumo che esce, non so che l'hanno lavata. 20 anni combatta la centrale, hanno preso i soldi l'altro ieri, l'IMU, le tasse, non è vero niente, sono presi i soldi e basta, come tutti là. Carbone, non carbone, la cittadina sta morta, ci abbiamo un morto al giorno, quello lo so per certo. Noi vogliamo affidare a questa gente, a questi ragazzi, il futuro della nostra città. L'appoggio c'è, morale, ma c'è. Assolutamente riuscita, un segnale forte che la città sta dando a un'amministrazione silente quanto prona ai voleri e agli interessi dell'Enel. Dopo l'ultimo atto di prendere 7 milioni dall'Enel per salvare il bilancio, che cola a picco, ha dimostrato la sua falsità in quello che aveva raccontato ai cittadini durante la campagna elettorale, dicendo che i soldi dell'Enel erano sporchi di sangue, e li ha presi. Senza paura! Bastate! Di noi consegnerà una lettera con le nostre istanze al sindaco del comune di Civitavecchia. Protestiamo, no, protestiamo, sì o no, protestiamo, no. E chi ha la tascheria? Dimmi, chi ha la tascheria? Accredito! Chi ha la tascheria? Vigliacca! Vigliacca ha raggiunto il tuo obiettivo! Li stai distruggendo! Vigliacca! Vigliacca! Fai schifo! Ti fai bene! Io lo faccio bene! Io faccio bene! Ma mandimi qualche amichetto tuo! Mandimi qualche amichetto tuo! Visto che ti faccio bene! Mandimi qualche amichetto tuo! E ti sfido la testa! Vigliacca, vattene qua! Io non te l'ho detto, Vigliacca, però te me la sono inventata! Colpa il capo sta qua! Venduto! Sei tu che hai portato tutte le sfere di personaggio! Brutta Vigliacca, che non sei altro! Vigliacca! 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 La vergogna di Civitavecchia! Voto di gruppo, mettici a manuetta! Quando la città scende, protesta, si fa sentire la sua voce, è sempre un fatto positivo. Io ho l'impressione che comunque continui questo elemento di divisione del corpo sociale, anche in queste manifestazioni, insomma, si percepisce. Manifestazione è bella, è partecipata, e meno male che ha ripreso dopo un anno praticamente in questa altata. Comunque sia, ci sta anche sì, la protesta, noi lo sapevamo che ci sarebbe stato un gruppo che avrebbe protestato, ci sta bene, ci sta tutto, ognuno è libero di esprimere le proprie opinioni.
sicuramente riuscita dal punto di vista della partecipazione, ma in realtà io ero venuto qui come Marcia della Salute, poi vedo che è un po' scivolata un po' sul politico a livello comunale, diciamo, poco. Però dai, fin quando si mantiene sul livello di correttezza ci può stare anche questo. Manifestazione sinceramente bella, la presenza degli studenti è una straordinaria dimostrazione che questa città non è morta, il tema dell'inquinamento e della salute dei cittadini è un tema centrale e se ne stanno accorgendo ormai tutti. È iniziata la strage che il 2003 avevano annunciato, quindi i giovani stanno partecipando, loro che dovevano essere, quantomeno rappresentare la panacea di tutti i mali, hanno dimostrato di essere peggio degli altri, ne prendessero atto e andassero a casa. Sì, un po' di gente c'è, ma sinceramente se stavamo in Francia adesso ci stavano pure i sassi. Si approfitti di questa convenzione, accordo che è stato fatto col comune e si diano le direttive per fare una battaglia comune contro il porto, per disciplinare un nuovo piano traffico, il traffico che c'è in città e per ristabilire con rapporti corretti ma chiari con l'Enel, che rappresenta comunque sempre un terzo dell'inquinamento della città. Deve cadere la giunta. Come avete diritto a manifestare voi, lo abbiamo soprattutto noi, perché questa è la nostra generazione e ce ne saranno delle altre. La manifestazione è riuscitissima, ci fa piacere che ci siano tutte le forze politiche, tutti i comitati, tutti quanti e anche tutta la giunta e il sindaco. Ormai non ho capito con chi dobbiamo protestare, stanno tutti in processione. Quando fai parte di un comitato che ha comunque una connotazione ben specifica, no, su problematiche cittadine, tu ti occupi di quello. Io adesso ho intenzione assolutamente di rispondere ai ragazzi che mi hanno portato la lettera. Penso che piuttosto che mandare la risposta agli organizzatori andremo direttamente nelle scuole. I tempi della burocrazia difficilmente sono compliant a quelli della vita di una persona normale, no? E quindi la differenziata, la gara per la comunicazione, che è una parte fondamentale, è stata assegnata. La ditta in questi giorni viene chiamata per firmare il contratto, quindi a breve partirà la comunicazione. Per quanto riguarda il TPL, abbiamo mandato ad Enel i modelli degli autobus che ci devono dare secondo prescrizioni alla valutazione impatto ambientale di TVM. Ma un messaggio ai cittadini che la Marcia della Salute sia da sprone per sensibilizzare le coscienze sul fatto che il problema ambientale e sanitario a Civitavecchia esiste. Speriamo e ce la mettiamo tutta per cercare di ottenere il sensibile risultato nell'arco del nostro mandato. Però l'importante è tenere sempre alta l'attenzione sul problema e anche sensibilizzare chi di dovere, quindi regione, governo, sindaco.